Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma Viola, con Amazon Prime la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99€. Dai, 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 supporta un bro! La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Braderigno! Allora, io chiedo gentilmente a Rendone Pasquale se mi fa una presentazione di questo format, perché... Sì, allora, innanzitutto abbiamo portato i 6 freestyler più forti italiani, tra cui il campione nazionale 2023. Abbiamo il campione nazionale di freestyle, che l'avevo portato in studio, che poi lo presenteremo. Lascio a Pasquale le modalità che ci siamo studiati, così le spiega. Posso non distruggere i sogni della chat e farmi la pumba direttamente? Sono tanti Pasquale in giro. Vai, pumba. Allora ragazzi, semplicemente è una battle a squadre, ci sono 2 squadre da 3, si sfideranno in diverse modalità, ogni squadra manderà avanti un freestyler per affrontare questa modalità. Alla fine di tutte queste sfide, di queste mini battle che vedremo, ci saranno 2 scelti per disputare la finale, quindi 2 migliori indifferentemente dalla squadra che quindi ha totalizzato i 2 migliori delle 2 squadre faranno la finale. Esatto. Si vanno a fare la finale. E ovviamente ogni volta che finisce una battle votate voi per il 50% e per la 50%. E votiamo noi. Esatto, e la chat per il 50%. Okay. Il primo team, ragazzi, allora, vi presento in ordine. Il primo direttamente da Cederna, un non so, cuore viola, come dite voi qui in chat, per FC9, eccolo qui. Attenzione, compagni, vuoi presentarti? Bella raga, sono FC9 da Cederna e Pumba ha già detto tutto, porca troia. Sì, abbiamo uno dei miei freestyler preferiti. No, bro, anche dei miei preferiti. Sì, abbiamo From Fernet Bar, attenzione a Red Room. Eccolo qui, Red Room. Freestyler più amorevole della scena. Vai, buonasera a tutti, sono Red Room. Rappresento il campioncino. Rappresento per Fernet Bar e Crew, vengo da Bitonto, vivo a Bologna e oggi spacchiamo tutto. Bella raga. Okay. Ragazzi, l'ultimo che va a riempire questo terzetto, se si può dire, è il campione in carica attuale del freestyle italiano, è un fan prodige, ma ancora diciamo, per poco. Diciamo l'età. Infatti 19, ce l'hai 19 anni. 19 anni, signori. Il campione, anche se junior, ma è fortissimo. Ragazzi, c'è Aiger, eccolo qui con voi. Ciao a tutti, raga. Niente, ribadisco quello che ha detto Red. Oggi spacchiamo tutti e diamo spettacolo. Let's go. Bravo. G. Questo era il team 1. Team 1 che si sposta un attimo sulla sinistra. Ed entri il team 2. Io presento Martin Sicuro. Vai. Da Martin Sicuro arriva solo un freestyler da tutta Italia. Ed è sicuro. So se è DJ Pata, mi dicono qua dalla chat. È di Pulisic. Campione nazionale, ha vinto svariati contest, facciamo entrare Morbillo nazionale. Mega Morbo, eccolo qui, Mega Morbo. Attenzione, Mega Morbo. Bella raga, Morbo TDS direttamente da Martin Sicuro. Fea nel posto. Il secondo, ragazzi, perché si sa e tutti lo sanno che ama Milano più di ogni altra cosa. Ragazzi, casino per Sconer, eccolo qui. Cuore rosso nero. Oh, premio di vista? Sì. Ha fatto anche... Bella raga! È strabella! Bella raga, scondere il nome, mi piace il Milan, la figa e tutte quelle cose che non piacciono ai freestyler, bella lì. Bene, il finale, il GOT! Uh-huh. La ciliegina sulla torta! La ciliegina! Da quant'è che non fa una battle? Ma che ne so, ormai fa solo soldi. Bisognerebbe nerfarlo, chiediamo a qualcuno che lo nerfi, abbiamo Sbrello e che è Idra. E qua Idra. Molti se lo ricorderanno. Ciao a tutti, sono Idra, ho 25 anni, sono col gruppo con lui, Fea, Freestyle Elite Agency, e faccio rap perché hanno tolto il reddito di cittadinanza. Ma oh, da poco. No, la verità. Allora ragazzi, questi sono i 2 team, pigliatevi un po' di spazio. Lasciamo qui magari anche solo i primi 2 contendenti. Ok, rendetevi visibilmente. Ecco, no, io darei solo in campo i 2. O magari si fanno indietro. Esatto. Ok. Allora ragazzi, sono varie modalità. La prima modalità è giusto per scaldarci, così per iniziare ad entrare nel vivo. Ed è 4 quarti, ovvero una quartina a testa di botta e risposta. Sono 2 minuti. Ragazzi, chi ci mandate? Team 1, chi ci mandi? Idra contro FC9. Ah, me lo dici tu così direttamente? Bene, Idra contro FC9. Direi che possiamo iniziare. Battle di freestyle. Un applauso e possiamo cominciare. Siete pronti? DJ Panda! Te carichi? 3, 2, 1 e vamonos. Ecco.
considerare idra sinonimo di supplizio. Battere te per me è un vizio. Ti sei vestito come uno che fa jogging, ma se becchi me corri soltanto il rischio. Ah, hai ragione, fra, sul beat non mi spacca. Faccio jogging, enjoy, fra, mica bombazza. Ah, hai ragione, non mi sfascia, bro. Oggi sono buffo, sono un puffo, sono spacciolo. Sì, sei uno spacciolo, sei veramente incredibile. Anzi, devo dire che sei proprio straordinario. Ma che cazzo fa il Maranza, che se vola uno schiaffo tu prendi l'imbarco prioritario. Hai ragione, frate. Che sfiga, se vola uno schiaffo non lo prendo come la valigia. Quindi va così, fra, ne dubito. Oggi vola uno schiaffo e a uno perché lo prendi subito. Lo prendo subito, pensa a te. Sono buono come l'estate, mica come la gassosa. Questo sei vestito come Rondo da Sosa. Vado al suo matrimonio e gli trombo la sposa. Gli trombo la sposa, hai ragione, che sfiga. Ma devi aggiustare la mira, il tuo nome è... Ah, già l'hai capito, frate, che lo fanno. Ah, idra tutto fatto. Scatto. Idra tutto fatto è proprio strano. Viene contro me, poi si crede va un marziano. Però alla fine di sta sfida ne esci come sto pupazzo. Diventi un cazzo con un pisello in mano. Ah, hai ragione, fra, sul beat improvvisata. Non toccare il dildo della tua fidanzata. Ma si sa che FC9 lo spacca. Sei lesta te perché c'hai la cannuccia di carta. Se hai ragione, zio. Se quello è il suo dildo, pensa quanto cazzo è moscio il mio. Porca puttana, facevo body shaming prima di Big Mama. Hai ragione, fra, sul groove. Questo è quella della tua tipa. Questo invece è quello che usi tu. Quindi mi dispiace, ma va bene, cretino. Se quella è la tua tipa, quello è un suo modellino. È un modellino strano. Non hai capito che sono rincoglionito come chi dice, ermano, quello lì è uno slowpoke. Perché chi va piano va sano e va lontano. Hai ragione, frate, questa roba è real. Infatti oggi abbiamo uno slowpoke in giuria. Ve l'hanno già detto sulla traccia, FC ti spacca. Oggi sono un camion, quanto strada ho fatta. Quanta strada ho fatta? In pratica, poca per la biblioteca al libro di grammatica. Dovresti ancora farla, puttana merda. C'è la palestra ma non la biblioteca, c'è Derna. Hai ragione, frate, infatti il bibliotecario mi ha fatto shh. L'ho preso a schiaffi. Che cazzo dovevo dire, fra? Infatti, lui ti vede e ti chiede cazzo parli. Stop. Belli e bravi. Bene. Porca troia. Allora, direi che per rompere il ghiaccio ci siamo. Allora, innanzitutto era la prima battle per rompere il ghiaccio, quindi ci dobbiamo scaldare, però punchline veramente fighe. Io do il mio voto a Sbrello, perché mi è piaciuto un sacco. E belle le rigirate di Epsi, sì. Però anche a me è piaciuto di più Sbrello, è stato più costante con le punch, quindi sì. Bravo Sbrello. Si è perso pochino di meno. Sì, si è perso pochino di meno. Però vabbè, se questo è per rompere il ghiaccio siamo a posto. No, ma perché devi fare abitudine, perché non ti risenti? Anche a me è piaciuto tanto Idra. Sì? La chat vota Idra. Quindi il primo vincitore della Sbrello, prima Sbrello, Team 1. Sbrello Idra. Sbrello a capo. Prossima modalità argomenti. Ovvero, la chat ci può dare degli argomenti che magari Simo sceglierà. Io ce l'ho già. Tu ce l'hai? Sanremo 2024. Bellissimo. Madonna, bellissimo. Ecco qui, Sconer, ragazzi, per gli ultimi due. Sconer, eccolo qui. Red Room. Quindi, ragazzi, argomento Sanremo. Va bene. Punch. Argomento Sanremo. Premieremo chi sta più attinente all'argomento. Anche per la chat, chiaramente, i canni di voto saranno chi sta più attinente all'argomento Sanremo 2024. Poi, chiaramente, a scendere. Ok, ci siamo. DJ, siamo? Quando vuoi. Inizia. Io. Sanremo 2024 appena finito, di conseguenza devo prenderlo con calma. Mi piace quando Annalisa alza la gamba e poi quando squirta sta arrivando l'onda alta. Yeah, scondere il nome, ma sai già come si chiama. Mi piace un sacco di fisso, sempre la tua big mama. Io punto alla Lisa, ma non per la sua voce, perché mi piace un sacco la sua figa. Non mi fotti, non parlo di orologi, manco fossimo oggi. Da Sanremo c'è il grande escluso e quello che avrebbe dovuto essere escluso oggi. Ma quale oggi? Capisci, fratello, è normale. Di fisso io ti spacco sopra questa strumentale. Frate, ti faccio male, ti tiro uno schiaffo e cadi come Angelina Mango dalle scale. No, non cado per poco, io non prendo il volo. Se tu cadi dal cielo non è un capolavoro. Frate, è tutt'altro, di te io me ne sbatto. E se ti chiudo è dentro un bunker 44. Yeah, c'ho la rima che ti fa la bua. Sono come il pezzo di Gali, con la tua tipa resto a casa tua. Capisci, in questa roba, fra, è normale, non
ci credo. Ti chiami Zeus, tuo figlio come lo chiami? Amadeus. Amadeus. Per te, se mi sfidi, sono tempi bui. Artisti come Gali o Geolier, non parlare del figlio di Amadeus, perché per me li decide lui. Lo capisci quando arrivo, io faccio pezzi forti, ma il mio mood oggi non è tanto positivo. Capisci questa roba fra com'è? Quando entra la tua tipa le fischio come quando è entrato Geolier. Perché dovresti fischiare? È una cosa che assolutamente non si dovrebbe fare. Baby, hai 5 cellulari nella tuta gold, ma sono Nokia 3310. Yeah, ma come ti riprendi? Ho 5 cellulari nella tuta gold e me li ha venduti tutti quanti EFSI. Capisci questa roba sfratta e tu bombardi? Sono Ibra in prima fila che ti dice che cazzo ti guardi. No, vabbè, frate, devo dire che tra me e te questione non ce n'è. Tu arrivi ultimo, non nel senso che arrivi secondo, ma tra noi due, tu sei il tre. Yeah, in questa merda io ti cresimo, sono come Fred De Palma, esulto se arrivo trentesimo. In questa merda fra tu scendi, Fred è arrivato trentesimo e questo è il trentesimo cazzo che prendi. Oh, stop, 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 allora, stop. Bravi, 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 bravi. Qui bravi. Sono abbastanza in difficoltà, sarebbe quasi da spareggino, però se parte già con lo spareggio... Dai, allora, dobbiamo fare una cosa, facciamo una bellissima cosa, ce ne laviamo le mani. Vediamo cosa dice la chat. Allora, vediamo cosa dice la chat. Il sondaggio, ricordiamo i nomi anche per la chat. Redroom. Ecco. Redroom. Non è difficile. Cliccate se volete votare Redroom. Sconer. Sconer, se volete votare Sconer. Redroom, Sconer. Chi è che vi è piaciuto di più? Votate, ricordatevi che dovete votare anche considerando che il tema era Sanremo, quindi anche le persone, quello che si è più avvicinato ha fatto esatto. Cose più fighe, rime più fighe appunto con il tema Sanremo. Redroom? Redroom, ragazzi... Al no. 50? No, al 50. Ragazzi, il sondaggio è pari. È spareggio. Non si può dare. Allora, si bisognerebbe capire se è 606... No, possiamo pure io. 600... È spareggio. Ah, di 4 voti? Ah, ok, di 4 voti ha vinto Redroom. Per mia, con il codice 04. Quattro ore. Con la stessa faccia di Giulia quando le ho detto che era arrivato secondo. Passiamo al minuto trap, significa un minuto a testa su base trap. Quindi, okay. DJ, cercaci una base trap, quindi... che è quella che ti abbiamo mandato prima, l'ultima. E facciamo entrare i due... Dell'Olympus. Ecco, mamma mia, raga. Questa, ragazzi, qua sono mazzate volanti. Questa veramente pesante. Questo è Sanremo 2025, penso. Oh, mamma mia. Allora abbiamo Aiger contro Morbo. Due campioni, tra l'altro due campioni nazionali. Possiamo dire passato e presente. E presente. A congiuntivo. Bene, DJ, quando vuoi, mandacela. Ehi. Ehi, quando voglio, raga. Vai. Sì, quando vuoi. Yeah, 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 yeah. Bella bro, eh. Oh. 3, 2, 1. Yeah, yeah. Senti come suona quando arrivo con il socio frate che mi sembra un italino. Tipo che lo sai che sarò tipo sbrigativo. Sei vestito sì con il pigiamino. Quando arriva mega morbo tu lo sai com'è compare. Questa gente dice frate assurdo perché io faccio trap. Tu tra poco sparisci perché non passerà il turno. Mega morbo lo sai che ci arriva del tipo che non ti racconto le storie. Lui che mi dice compare mi sfida. Io il mirino laser ed è un grave errore. Porto le rime una rivoluzione. Sai com'è compare tu non mi batti. Infatti qua c'è Mauro che è un pedone che sta fottendo con il re di scacchi. Torna in forma divino, ogni bomba continua. Lo sai che Morbillo ti porta sto rap e di norma ritorna in forma. Piuttosto che sfidare questo coglione preferivo nonna Luigina. Porto sto rap di trina, tu una latrina, qua ti dottrina. Frate ti piego come una lattina. Non fotti i controlli, Morbillo ti spara. Vedi che frate è il meglio nella gara. Gente che ritorna vestito Zara. Frate era meglio che andavi a casa. Hanno parlato dello stile frate del body shame fatto a Big Mama. Io che vengo ti faccio una sborrata. Ti seppellisco come con la lava. Bravo! Capito cosa ti ho portato oggi? Capito? Bella Morbillo, bella Morbillo, bella tutti. Ci siamo. Quando vuoi. Rimando questa subito a capo? Sì, sì. Quando sì, vuoi, sì, DJ sì. Ci sono. Adesso è il turno di Aiger. Chat, mi si sente? Si ho appena sentito. Ehi, ehi. Wow. Lo sentite, ragazzi? Yo. Sì. Ok. 3, 2, 1. Chat, mi si sente? Un po' di cuore, un po' di cuore in chat, vediamo.
Lo sai bene che non faccio freestyle a cazzo. Non lo vedi dopo che poi ci sta Mauro. Hai ragione che sono vestito rosso. Toggi rosso ma per l'imbarazzo. Ogni volta questi rapper che vogliono fottere con me, ma alla fin fine lo si sa, non sono buoni. Se tu mi batti è come a Sanremo, perché mi sa che hanno truccato i voti. Sanno che le faccio sopra il beat. Ogni volta che ho le skills, la mia vita sembra un film, perché lo faccio da qui. Faccio arte alla Dalì. Sai che dopo di Calì non potresti farlo qui. Riconosci che sembra il flow, perché se lo faccio è possessione. La differenza tra me e te è che non hai il livello. Qua c'è il talento e qui l'ossessione. Non mi sembra, aggredo lo vedi quanti flow ti getta. Perché sono il meglio quando arrivo nella terra. Quello che dimostra il livello che poi è l'altezza. Hai ragione anche io preferivo fra nonna Luigina, perché onestamente lei ha la competenza. E probabilmente se chiamavi nonna Luigina c'era una partita che almeno era aperta. Perché qua non c'è sfida, ogni volta che lo sai che non c'è rima. In ogni tua quattina, quella di prima. Il beat lo cambia ma lo fa prima. Ogni volta lo posso fare qua, la mano me la dovete alzare. Qua c'è Grimbaud e qui Grimbaud Bau, perché rappa soltanto da cane. Ciao. Attenzione, è scritto a casa? No, dove? No, allora, tutto improvvisato. No, no. Freestyler, ragazzi, tutti quelli che ho portato, i freestyler italiani non si scrivono niente. Chi sa rappare non si prepara. Esatto, sì, oh. Questa è professionalità e skills del freestyle. Io ho sempre una grande sofferenza. Io posso votare lo spareggio? Sì. Qua anche tutti dai, votano lo spareggio. Dai, facciamo fare uno spareggino. 4/4 normali. Dai. Simo, mandaci un beat a caso? Beat a caso, vai. Dai, facciamoli continuare. Spareggino. Mentre la chat vota, comunque il voto verrà contato assolutamente, perché questo è uno spareggio, ma il voto della chat viene contato. Partiamo con un 4/4. Ora parto io. Vai. Yo, fatti con me, ma mi sembri solo scemo. Il livello che ti faccio è soltanto pure un alieno. Questo qua è sfigato, fa il sofisticato, ma finisce stirato come se fosse Nevio. Ha detto le cazzate, non è convincente, resto indifferente. Ossessione con talento, l'ossessione vince sempre. Quale ossessione, frate? Chiamami il professore, perché basta poche storie, sono pronto a una lezione. Una lezione? Tu vuoi venire anche a fare il forte, però semplicemente sei scarso, si vede che non ne hai molte. Sul beat sei scarso, non sei forte, hai il rapporto con il rap di quello che è genio matematico ha con le donne. Ma che cazzo sta dicendo? Fra ci prova e la riprova che lui prende e canta con gli uccelli come fosse Povia. Lo sai che Mega Morbo non è il passato, è il presente. Tu sei un deficiente, ora sei passato di moda. Passato di moda, io ho spaccato in zona. È il migliore, adesso il tui non migliora. Non potresti farlo, lo sai che non hai stilo. Per me c'è il rapporto del quoziente, tu no quoziente intellettivo. Intellettivo te la rimo in pratica. Sto tipo frate me la sbrigo, va a fare il figo ma lavora in fabbrica. Mega Morbillo fra la vende al chilo è tipo Canamabi. Parli dello stilo, scrivi con la stilo grafica. No, non sono sergente, non faccio il tenente. Io faccio freestyle da sempre, resto fra il lista. Sta gente parla ma no, non è un rapper. Puoi chiamare Hydra, davvero un vero rapper. Chiama Iger contro Hydra, così c'è una sfida intrattenente. No compare, devi vergognarti con gli incastri sopra i palchi. Io non chiamo gli altri perché sono pronto per spaccarti. Sono troppo duro, frate da Martin sicuro. Mo ti ghiaccio il culo come fossi proprio Articuno. Allora, la chat, secondo la chat passava Iger per quanto riguardava la prima manche, quindi un punto va ad Iger intanto, giustamente. Qui, guardando un po' la somma, io voto Morbo, do il mio voto a Morbo. Pasquale, tu cosa dici? Pure per me Morbo, quasi quarto. Morbo. Bisognerebbe fare un altro sondaggio e vedere se ora di rinnovare il voto ad Iger oppure facciamo a Morbo. Facciamo un sondaggio nuovamente. Dai. Allora, dopo lo spareggio vince Iger, quindi... E quindi passa Iger. Un onore per me sempre competere con Morbo, uno dei più forti in Italia, se non uno dei più forti nella storia, se non il più forte nella storia, quindi per me solo un onore. Allora ragazzi, io direi che... Possiamo entrare il kickback. Ma non possiamo fare anche una specie di freestyle sull'argomento Twitch, Grimbaud? Sì, assolutamente, possiamo fare anche quello per le prossime match, lo possiamo mettere giù, assolutamente. Anzi, facciamo ora. Allora, ragazzi, team 2, chi sfida Sconer, argomento Twitch, Grimbaud e robe varie. Bene, Iger. Ok, microfono. Iger contro Sconer, questa è un'altra... Tema Twitch, ragazzi, vi metto un beat completamente a caso, 4/4. Sì. Argomento Twitch. Gli ha 2 minuti? 2 minuti, sì. 2 minuti, 4/4. Adesso alza, arriva bella altina. Vieni, ci sta. Ci
3, 2, 1. Ah, che sono il più forte, frate, questi già lo sanno. Rappo sopra i quarti quando rappo sono un danno. A questo scemo, frate, non va bene, c'è rimasto sotto con la neve. Come Grembo da Capodanno. Come Grembo da Capodanno, come a Capodanno, guarda. È come fra la challenge, me ne sto scopando un'altra. Per quanto mi riguarda, tu non fare il grosso. Guarda come sono vestito, rappi come il rosso. Ma cosa cazzo devi scopare? Ero con la tua tipa a scopare. Sono andato e mi ha detto portami. Tu sei un coglione, se ti picchio ti ringraziano per la donazione. Ma dei tuoi organi. Di organi, tu sei un coglione. Non è donazione di organi, perché oggi vengo ad asportarti il cuore. Probabilmente sei un coglione, come se si fa. Se fa una rima decente, non fate una sap. Quando rappa questo scarso penso che è schifo. Tua madre puttana, tona nella tua tana del frerito. Capisci questa roba sopra il beat, non ci stai. Tua madre la scopo gratis come una sub di Twitch Prime. Tu non poti tu, lo faccio bene in loop. Lo sai che vuoi fare di più. Ogni volta che lo faccio andando su. Io non parlo fra di Twitch, ma oggi ti dipingo blu. Perché sono il king di Twitch, come se fossi Blur. Ma dimmi cosa parli, tu sai esattamente come Blur. Il tuo contenuto è reagire ai contenuti degli altri. Tu sei un coglione, tua madre le do il cazzo e mi ringrazia per la donazione. Grazie per la donazione, ancora, guarda, vengo dalla Puglia come se fossi Marza. Li vuol fotter con me, però guarda, sono Marza, perché nella battle li bestemmio in faccia. Io qua non ci credo, questo rapper è scemo. Tu a scopare come se sparassi perché sei Velox. Rappo frate, non ci provi, da quanti pompini fai a guardarti, c'hai la mascella di Jody. Mi hanno chiamato Iger contro questo qua, davvero che è scarso. Sconer vuole fare rap e Twitch per perché lo batto in diretta dalla serie A. Per batterti non ti serve Iger, facciamo rappare la chat. Ma quale chat? Sono come Grembo in maratona. Mi faccio un destro come Maradona. Capisci, in questa storia non ci stai. Si fotto, sei vestito viola come Twitch, ho un pugno nell'occhio. E Twitch ho un pugno nell'occhio, certo. Tutti ti scopano, sembri la Grelmos. Probabilmente se lo faccio ogni volta le skills. Io non dico Grelmos, sono il più grande, il Grit. Lo sai qual è la differenza con l'hip hop? Che tutti mi scopano come Grelmos, però tu no, in questa roba non ci stai e non mi sente. Sei come le live di Grembo, c'è un problema, non si sente. Porca puttana, io sono molto combattuto, però do il mio voto ad Iger. Me ne sono piaciuto un paio molto fighe. Allora, io ti dico che per la sfida d'argomento tecnicamente ho preferito Iger, però per me Sconer ne ha infilate di più. Cioè, bene, era proprio... Quello è vero. Ha masterato l'argomento. Quello è vero. Hai assolutamente ragione, sono d'accordo. Sì, bello, sì, anche che ci abbiamo per una volta la chat proprio... Il voto della la chat sarà decisivo. Sono cazzi della chat. Esatto. Allora, vediamo la chat. Sconer! Benissimo! Sconer. Ciao. Attenzione. Bro. Bene. Allora, personaggi ragazzi, molto semplice. La chat o Grimbaud ci diranno due personaggi. Due personaggi. Uno lo ricopre Idra, l'altro lo ricopre Redding. Cioè diventano quei personaggi. Ed è 4 quarti. Quindi lui, Idra, impersonificherà il personaggio che dice, stessa cosa Redrum. Allora, puoi anche sognare due persone che vuoi che si scannino e le metti uno nel corpo dell'altro. Ok, io voglio che voi due vi parliate come se ognuno volesse veramente fare sesso con l'altro. Bello! Bello! Quindi i personaggi sono due arrapati. Sì, esatto, arrapati, gay. Siamo anche a San Valentino. E devono praticamente continuare a farsi una dichiarazione d'amore. Vai. Bonsoir à tout le monde. Ehi. 3, 2, 1. Mi piace un sacco il tuo naso. E non per usare le sostanze che danno le allucinazioni, ma guardare dalle dimensioni. Quando siamo in intimità mi auguro che abbia anche altre funzioni. Sì. Ha molte funzioni. Che le applico sui tuoi cromosomi. Io ti voglio scopare, sì. E per la prima volta su Twitch non lo voglio fare su GTRP. Su GTRP, non ho capito zii, questa è la vita reale. Ti scopo qui, non è un RPG. Omi, fammi capire se questi tentacoli dalla felpa possono anche uscire fuori. Certo, possono anche uscire fuori, spruzzare fuori tatuaggi maori. Oggi devo scopare Redrum, ho avuto giorni migliori. Non è che mi devi scopare male. Quindi male. Parlando dei tentacoli, non voglio quelli della felpa, ma quello di sotto, quello speciale. Se ti infilo la faccia sul cruscotto. Vai bene solo l'inverno, son giubbotto. Ma guardarti in faccia non capisco se la figa devo guardare quella che c'è in faccia oppure più sotto. Più sotto. Di te onesto, voglio fotterti, quindi non me ne fotto.
Ma parlando di giubbotto, tu sei come l'Alaska, perché devo averti sempre addosso. Se, di scopare Red Room Idra sogna. E lo ammetto ragazzi, non è una vergogna. Io vorrei farlo con te fino in fondo, senza condom, ma è da troppo purtroppo che abiti a Bologna. Abiti a Bologna? Pare che tu abiti a Milano, ma quello ti dovrebbe già bastare. Non dico cose da stupidi, bastare la distanza, fra, intendo per raggiungermi. Non abito a Milano, compare, altrimenti non avrei dovuto fingermi omosessuale. Lo sanno tutti, è palese, che i milanesi fanno solo lavori in inglese. Ah, mi raggiungi nonostante abiti a Como, quindi il pisello è ancora più lungo, davvero buono. Idra, io ti amo, e stasera a scopare per davvero ci riusciamo. Sì. Vorrei fare sesso con te, ma temo di non essere all'altezza. Io non ho ancora capito se quello è un semplice pene o la corda del nostro amore che non si spezza. Non si spezza, amico, no, io c'ho il pisello piccolino, sarebbe il filo rosso del destino. Perché io davvero faccio rap, quando mi spompini fai come Marza, crush rock, non dero. No. Non pensarci neanche, non dire queste cose, fra, non è importante. Non sfotterti da solo, non pensarci neanche. Non è che c'è il pisello piccolo, sono io col culo grande. Porca troia. Ti sei calato alla fine. Cioè, veramente. Dovevo immedesimare. Io partivo avvantaggiato. Un po' l'habitat naturale di Okay. Sì. Io do il mio voto. Diciamo che dopo comunque lo fanno veramente. Cioè, sì, esatto, dopo si apparterà. Fai live, tutta questa che cosa? Quello dei preliminari che hanno fatto. Certo, volendo sì, mi accollo la responsabilità. Sono carichissimo. Certo. Allora, chat. Allora, intanto dovete votare tra Idra e Red Room. Chi è il vostro preferito in questa battle? Chi vi è piaciuto di più? Allora, io sono un grande fan di Idra. In questa battle mi è piaciuto più Red Room. Anche per me, lo sai. Sì, l'ho detto, è proprio questo il territorio. Il suo ambito, questo è il suo ambito. È imbattibile. Cioè, io sono fan di South Park, lui vive a Bologna e c'ha lo smalto. Non per niente, perché sono un forte sostenitore dell'ideale dell'amore libero, quindi non mi faccio problemi a calarmi nel ruolo. Cioè, no, non che tu non lo sia, però... voglio dire che è una cosa importante che tutti sappiano calarsi in questo ruolo, perché l'amore non ha... Soprattutto, perché l'amore non fa differenze di genere o sesso, che sono due cose diverse, bravo, ricordiamolo. Assolutamente. Bravo, anche messaggi, bravo. Vince Redrum. Redrum, giacca marrone. Cioè sono quello che ha il colore di capelli nel nome e c'è il... Grazie a voi. Ragazzi, adesso c'è un handicap match. Bellissimo. Ovvero 2 contro 1. Perfetto. Ok, allora iniziate voi. FC contro Idra e Morbo. Allora, FC rappresenterà da solo il suo team contro Idra e Morbo. Uh-huh. Quindi loro attaccano in due e lui risponde a tutti e due. Si sente, raga? Si sente? Sì. Sono 4 quarti, 3 minuti. Allora, parte Morbo, risponde FC, poi Idra e poi di nuovo FC. E così si ripete il giro. GG. Hard. Yeah. E 3, 2, 1, tempo. Batterti un gioco da ragazzino, Morbo ed Idra contro quello della squadra Giniu. Non mi interessa di battere questo rapper, seguitemi su Insta, sono Morbo TDS. Hai ragione, fra, sul beat sono alieno, io della squadra genio, tu invece frate della squadra scemo. Mi dispiace ma non batti FC, grazie all'organizzazione mi ha portato Pulisic e Messi. FC l'ho sfottuto prima, è una delle mie certezze. E a me non mi piacciono queste schifezze, quindi userò questa quartina per dire: togliete tutti quanti il follow a Morbo TDS. Toglietelo, veramente, frate, cincischi. Io spero invece che ti followano gli sbirri. Mi dispiace, frate, è normale, sono così vecchi sti due che rappano alle Poste Italiane. No, tu sei così vecchio che sembri uscito a fine secolo. Le rime come l'esito, lo senti il suono metrico. Compare, mando questo in campo tecnico. Levate il follow a Morbo e dopo rimettetelo. Rimettetelo? Ma quale secolo? È come il secolo che arriva di centimetro, prendi il 22esimo. Ma mi dispiace, fratelli, non si tocca il 22esimo centimetro, tutto in bocca. Se non sei bravo a farle, di cosa sto parlando? Sto parlando di barre.
Quando rappi devo tenere le mani in tasca, perché è molto alto il rischio che mi cadano le palle. Che ti cadano le palle, esattamente, mani ho tante. Anch'io mi metto le mani nelle mutande, ma la differenza è che io lo faccio per le strade, per vendere il fumo a quel coglione di tuo padre. A quel coglione di mio padre, frate, vado per le strade, esplodi come a Copenaghen, mega morba, robe varie. Sai che vado nelle gare, la figa di tua mamma è talmente grotta che mi sembra Bin Laden. Per spiegarti quanto è puttana tua mamma, non basterebbe una maratona di Mentana. Ma che dire, per l'alito di sti due scemi facciamo una maratona di mentine. Se, 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 tu vendi tutto, mi rompi il culo. Sei un grande, no fra, non sei nessuno. Fai il figo, hai perso tutta quanta l'erba perché volevi farla su sui banchi di fumo. Hai ragione fratelli, ma hai perso. Tra perdere l'erba e venderla ti assicuro che è diverso. Quindi frega un cazzo, questo è scemo. Io sono nessuno, ti sborro nell'occhio, Polifemo. Yo, mega morbo, sai com'è compare sopra il palco? Non c'è scampo perché quando vado rompo tutto quanto. È la prima volta nella mia vita che faccio una cosa a tre contro i rapper mentre li sto inculando. Però ti sei impappinato, cazzo. Non ho sentito un cazzo, ho capito soltanto che hai fatto l'incastro, quindi mi dispiace, si vede. Oggi non c'è scampo, c'è scampia, ve le date a gonfie vele. Se, se, mi fai un pompino in posizione fetale. Ogni volta che io rimo sai che il suono è più letale. Tu sei solamente un coglione, non uno spacciatore. Sei solamente uno che si spaccia per tale. Io non so cos'è la posizione fetale, so solo che me l'ha insegnata quella troia di tua madre. Ecco qua, questo qua è il riassunto. In pratica è perfetto, si fa un ditalino col gessetto. Vuoi sapere cos'è la posizione fetale? Io che avvolgo il collo di tua madre col cazzo tipo cordone ombelicale. Bro, adesso ti inizia a sbellicare. Quando scoppo tua madre è lei che mi dà del cane. Hai ragione frate, in rima quest'ultima tua quartina sembrava tipo la mia tesina. Quindi mi dispiace fratellino, che sfiga. Oggi ve lo scopro uno alla volta. Teresina, Teresina, vai, vai, dai, dai. Devo fare questa rima, va bene, la faccio, sì. Contro questa bitch, tu rappi esattamente come un cane, per questo che non apri un canale ma un canile su Twitch. Ah, un canile su Twitch, hai ragione, che dire. Tua madre Troia ha fatto Pornhub Golden Retriever. Quindi mi dispiace fratellino, ti spacco. Oggi vi incrociate il cazzo, bastardo. Sto. Ok. Allora, subito cambio, subito cambio e poi diamo. Allora, no, dallo staff non fate partire il sondaggio perché c'è subito il cambio. C'è il cambio, c'è il cambio, poi facciamo. Sì. Facciamo entrare l'altro. Quindi. E poi la chat voterà totale. Ok, quindi abbiamo Sconer. GGG. Quindi contro. Team Idra c'è Sconer, ok. Esatto. Bene. Quando vuoi, DJ? Vado? Sì. Yeah. Yeah. 3, 2, 1. Mi dispiace per te, ma questa qua è una battle. A giudicare fra da prima qua come sta andando. Siamo 2 contro 1. Mi auguro che tu abbia il culo abbastanza largo. Yeah. Sai che spacco e non lo ammetto, perché a me piace la figa e il cazzo voglio metterlo. Siete vestiti come uno che fa il barbone nella vita e uno che sta studiando come non esserlo. Come non esserlo, io ti batto anche realmente. Vuol fottere con me ciò che dice la gente. È freestyle, stanno scherzando, non si insultano. A me sta sul cazzo seriamente. Yeah, come tua madre, esattamente. Capisci questa storia, sai che spacco e di fisso fratello prende. Questo non ci spera, vai a fare in culo. Siamo 2 contro 1, come io e te con tua madre ieri sera. Non rompere i coglioni, qua non sono segnali. Mentre fai barre non devi dare indicazioni. Guarda che questo è un 2 contro 1, ma giudicar da come sta andando, scendi e dai in aiuto. Vai a fare in culo che sei vestito come un vecchietto e che c'hai i peli pubici che ti fanno da pizzetto. Capisci, in questa roba ti dico addio. Ti sei messo lo smanicato perché fai il cosplayer di Bebevio. Di Bebevio, l'hai detta la cazzata, ma mi basta una barra per rimandarti a casa. Hai spaccato nell'entrata, sei così tanto vecchio che sono i vecchi che ti accompagnano per la strada. Ma tu che cosa parli, non mi chiami? Ma cosa vecchio, che tuo padre frate sembra Hagrid. La tua tipa quando rappo resta muta. Guardarti bene sembri Harry Potter che si è comprato una tuta. Ancora con ste storie di Bebevio. Guarda che qua facciamo i pagliacci, ma i pagliacci per bene. Perché questa è la tana dei pagliacci per passione. Ma oggi ci sono proprio i professionisti del mestiere. E infatti guardati, c'hai lo smalto sulle unghie. Capisci questa roba? E spacco e non mi sente. Noi facciamo i pagliacci, voi siete hit, io faccio hit. La parola è stessa ma il senso fai differente. Ma differente, tu non fai hit come rapper, al massimo fai hit come fossi Ciccio Gamer.
Yeah, non fotti con me. Certo, va sulla tana del ferito per la fine che stai facendo. Yeah, le tue tipe resta mute. Con sta faccia la tua ambizione nella vita è fare il freebooter. Ma quindi cosa parli e cazzo ridi? Non parlarmi di Ciccio Gamer. Vieni in zona che ti vendo i miei panini. Scusa, il freebooter di oggi metterà le foto della tua faccia delusa. Contro non c'hai la Yakuza, però prendi la spada davanti come Zabuza. Sì, ma c'ho gli stili improvvisati, io non voglio fare il freebooter, io voglio freebooti, voglio dei culi gratis. Capisci, in questa roba non ci chiudo. Vai Red Room, tracca un po' che mi piace quando muovi il culo. Non le chiudi, ma buono, tu non freebooti al suono. Se freebooti coi puti poi ti culi da solo. Sono sempre al top quando lo faccio buono. E quando dimestra chi ha la forma e chi non soltanto il suono. Non vai giù, non spacchi tu. Cosa cazzo ha detto? Sembra che ho sbagliato la lingua su YouTube. Capisci, in questa roba sei un coglione. Entro tua madre di fisso e mi ringrazia per la mia iscrizione. So. Bene. Complimenti ragazzi, complimenti. Finisce Samange, adesso votiamo il team Idra, ovvero Idra, Morbo e Sconer. Esatto. Da una parte e dall'altra abbiamo... Sì, andate bene tutti. E vediamo. Ok. Così diamo intanto... Come ti sono sembrati, Simo, contando entrambi i match? Quindi loro contro il match di prima? Sì. Ok, se mi è piaciuto più un team o l'altro? Bravo. Sì. Bella domanda. Ah, ti dico intanto... Questo è quello di prima. Ok, quindi i due di... Stai parlando di Idra? Sì, forse sì. Ok, tu cosa dici? Allora, se devo fare in toto, do il punto ad Epsi, Redrum e Hager. Anche io. Che mi è piaciuto più come si è difeso lui, sì. Sommato a come hanno attaccato loro. Quindi... Esatto. Sì, sono d'accordo anch'io, lo sai. Io voterei il team Hager. Vediamo un po'. Epsi, Hager, Redrum. Hager, Redrum, sì. La chat conferma il nostro voto. Quindi vai per kickback, vai. Perfetto, bellissimo. Adesso vedrai questa cosa veramente particolare, Simo. Okay. Quindi, dai, io c'ho ancora paura. Le domande. Chi inizia a fare le domande? Ok, un minuto. Allora, Quindi Redrum fa domande. Aspetta, ma non è che poi ce lo scambiamo? No. Lui fa un minuto di domande. Allora le faccio io le domande. Ok. Easy. Vai, quindi Idra fa un minuto di domande a Redrum. Non conosco questa modalità, vediamo. Vai. Che divertente sta cosa. Attendo domande. Attendo domande. 3, 2, 1. Ah, qual è il tuo Pokémon preferito? Sinceramente è un Pokémon che fa il figo, perché Redrum quando rappa fa barre rap. Il mio Pokémon preferito è quello dei trans, Jinx e Gardevoir. Cosa ti guardi di solito su Twitch? Quelli che fanno le kill, e non intendo quelle sopra Call of Duty, ma quelli in Puglia che le fanno con le live IRL. A che ora sei arrivato stamattina a Milano? Sono arrivato tipo alle 14, piano piano, stavolta mi è davvero andata male perché mi ha annullato l'Italo e mi ha dato il regionale. Ti è piaciuto il caffè che abbiamo bevuto prima al bar? Al sud lo fanno meglio, compa, perché al sud il caffè si fa veramente e Pumba da Napoli ce lo conferma sempre. Non ti sembra un'affermazione un po' patriottica? No, in realtà è un'affermazione ottima, perché fratello, are you crazy? Noi facciamo bene il caffè e voi il risotto alla milanese. Sto. Wow, è capito? Porca puttana. Vai, adesso Redrum fare domande. Redrum fa le domande. Bro, scusa, faccio schifo a fare le domande, ho fatto del mio meglio. Veramente terribile. Però mi confermo. È difficile del kickback. Fermo tutto. Ehi. Figo. Yeah. Keep attention, che mo ti faccio. 3, 2, 1. Ad ogni domanda corrisponde una risposta? Certo, sono qua apposta. Se no, non ci mettevano nessuno. Risparlavi da solo e ti prendevi per il culo. È meglio il Molise oppure la Val d'Aosta? Mi piace la seconda, una domanda fatta apposta. Perché la prima io non credo che esista. Mentre la seconda spacca, minchia. Meglio il mare della Puglia o di Ostia? Della Puglia, porca troia. Perché della Puglia io ci sono nato, invece ad Ostia non ci sono manco andato.
In Sicilia o cosa nostra o cosa vostra? Cosa di nessuno, frate, non lo faccio apposta. Ma perché me le chiudi tutte quante con apposta? Sembra che devo vincere un cazzo di premio Oscar. Sei andato a Porta a Porta, ma chi sei, Bruno Vespa? A me non importa di fare proprio questa. Prima che ti faccio sopra il quarto. Sei andato a Bologna, sei tornato banca bestia. Devo continuare oppure è già finita? A me non me ne frega un cazzo, tanto sono Idra. Sia se continuiamo, sia che finiamo. E starò con il mio cazzo in mano. Preferisci? Sto. Madonna, questa è veramente una cosa super complessa. Io tutte le volte rimango affascinato da questa cosa. Soprattutto da come loro. Molto complicato. Porca troia. Anch'io do il mio voto a Red Room. Io da freestyler dico lui è stato un po' bastardello. Lo so. Perché... lui gli ha fatto tutto con host. Quindi dover sbrello. Dai, per sbrello, vediamo la sala. dover sbrello proprio questa cattivellina. Vabbè, però è che sbrello è stato troppo buono quando ha fatto le domande. Perché lui non le sa fare. Voleva essere cattivo anche lui, ma non è stato capace. Allora, la chat che ha deciso. Vediamo. Idra se legge alza la mano. Risposte Idra. Okay. Prende il punto Idra. Okay. Prende il punto Idra. Allora, velocissimi. Vai. Facciamo i conti noi, tu non ti preoccupare. Allora, abbiamo tre quarti, che è l'ultima manche. E poi andiamo alla finale. Alla finale. Ok. Quindi abbiamo Morbo contro Aiger. Tre Mamma quarti. Mia. Questo, okay. Più o meno lo sai cos'è il tre quarti? Allora, quasi lo stesso. Ora te lo facciamo vedere. Bravo. È l'inverso. Ok. Tre le apre un freestyler e l'avversario ne chiude con l'ultimo. Chiude l'ultimo. Okay. E apre le prossime, le successive tre. Vai, un beat in C minore. Yeah. Quello qua. Morbo verso Aiger. C minore. Yeah. Ehi. Simo si apre. Ehi. 3, 2, 1. Prego per fare. Yo, rappo certo. Questo beat parte più lentamente del tuo cervello. Quando provi a far due rime di livello. Quando 10% ti do il cazzo e t'accoltello. T'ha contento quando entro sopra il tempo. Prendo il sopravvento, stai attento. Pezzo che se rimo espresso il nuovo rinascimento. Alle tue cazzate se le porta soltanto via il vento. Ti accontento, ti accoltello quando rappo sopra il tempo. Io fra il meglio la jam session ed è per questo che ti splascio. Quando rappo provo a farlo con un terzo del livello. Bello fare queste rime marcondiron di rondello. Senza un cazzo di livello sono rime senza senso. Frate illumino d'immenso mo comunico col resto. Mentre questo è messo dentro l'umido come nel cesso. Io sono il genio e tu l'unico stupido qui in mezzo. Prova a farlo quando te lo faccio qui. Tutti sanno chi ha le skills. Chi sta sopra il beat. Anche se sei un beat trap. Vengo sul tempo fra ti apro tipo Eastpak. Freestyler sono primatista. Ma in bocca tipo Kari. E questo qui non mi prende il trono come Targaryen. Rappi come Dargen, io qui fra gli Highlander. Perché sono tra qui chi sta, tra chi sta in alto e chi dista. Chi sta il primo in lista, chi ne manco sa far frista. Highlander come le patatine e rock conquista. Con le patatine quale Findus, frate tipi a un ictus. Contro Mega Morbo mo stai zitto. Se rimo sopra il tempo attento il nuovo apocalipto. Nuovo apocalipto, ho un apocalisse e tu stai zitto. Ma quale Findus si sente? Parli sempre di Findus, io il capitano ma non mi piace il pesce. Parli fra di Findus lo si sente? Ma quale capitano, questo lo decapitiamo ed è uno squalo Mako. Se fotti contro Moiga Morbo sai com'è compare, già sei peggiorato. Troppo scarso, ti puzza il cazzo, Kazumarzu. Ci ti do gli schiaffi in senso antiorario. Probabilmente non è chiaro, volevo dire una parola ma sarei stato bannato. Che c'entrava con l'orario perché arrivi in ritardo. Ma stai attento frate, contro Mega Morbo sta incontrando la tua fine. Questo Quenzer che pensa una semismania. Contro Morbo una mitraglia con l'effetto di un Saiyan. Parli del ritardo che sembri uscito da Trenitalia. Come Morbo mi battono tre in Italia. Come già la disse Idra, non fai neanche una rima a mezza. Questa gente me la spezzo come una cartina. Il flow che è all'altezza, se arriva in prima. La mia roba è divina, ogni rima ti spezza. Ogni papina arriva, non è una carezza. Ti schiaffeggia così come il parabrezza. Ci sta Mega Morbo contro Ermonnezza. C'ho una grossa testa, sembra Caparezza. Stop. Wow! Allora, come fa a scegliere? Una con Targaryen, come fa? Dai! Ma gliel'ha chiusa pure. Sì. E dopo gli ha fatto il gancio di infatti è stato una figata. Abbiamo un livello tecnico oggi che è top. E te dici con lui, se non gliela dai a lui, Targaryen con lui, infatti. Perché Simo, la questione del tre quarti è che la deve chiudere come gliel'ha lasciata, no? Quindi Targaryen, trova una rima con Targaryen.
Vegetarian. Easy. Vabbè, io non faccio il freestyler. Easy. Allora, io do il mio voto a Morbo. Io do il mio voto a Morbo. Pure per me qua Morbo ha spaccatissimo. Morbo ha spaccato tanto. Ah, boh, è inutile contestare il livello, perché il livello, no, cioè, stiamo parlando veramente del top italiano. Livelli veramente cioè... fuori testa. Io preferito Iger. Hai preferito Iger? Sì. Cosa ti pi- cioè, mentre aspettiamo il voto, dammi, approfondiamo questa cosa. Non lo so, mi sono piaciuti molto di più in alcuni incastri che ha fatto. No. Ok. Fondi, secondo me. Vabbè, vince Morbo. Per la chat vince Morbo. Diciamo, l'ho battuto prima, ora l'ho fatto vincere. Ah, io non considero il castrieri meno so, sono, sono uguali, questi due sono uguali. Sono bene, uguali. Passa Morbo. Allora, ragazzi, chi adesso... sono i due vincitori esatto. di ogni squadra? Adesso dobbiamo prendere il migliore da ogni squadra. Esatto. Ci vogliamo far aiutare anche dalla chat. Prego. Sì. Simo, io ti dico i due che per me devono passare, intanto. Vai. Che sono Redrum okay. e Morbillo. Pure per me, va bene. Ma scusami, ci sono anche considerando anche i punti che abbiamo okay. tenuto in considerazione da tutti i match. Poi i punti vanno comunque Redrum contro Morbo? Per secondo i punti di allora, conta che una squadra sta un punto sopra l'altra. Esatto. Quindi abbiamo dovuto capire chi sono, chi ha fatto più punti okay. nelle squadre. Prego, allora Morbo contro Redrum. Avanti, quattro vale. Quarti? Quattro quarti. Ok. Io vorrei fare una cosa, visto che vede la chat. Io vorrei che ognuno deve fare un minuto in cui fanno un freestyle rispondendo a quello che le cominciate. Va bene. Ma siamo troppo stretti se dobbiamo farla in tre. Beh, pare, no, ma... io faccio in diretta e non faccio quello letteralmente. Perfetto. Sì. Vabbè, in caso facciamo un cypher dopo a chiusura, 3 contro 3, che la chiedeva la chat da un po'. Okay. Però vediamo se ci stiamo coi tempi. Intanto facciamo la finale. Ragazzi, scrivete qualcosa, adesso partecipate voi, spammate quello che volete, messaggi. No. 4 quarti seguendo la chat o un minuto seguendo la chat? Simo, cosa dici? Un minuto o 4 quarti? Io farei un minuto a testa. Bene, un minuto. Un minuto a testa e poi facciamo... Con interazione chat. Cioè, esatto. Leggi la chat. Leggi la chat, la chat è l'argomento. Mi raccomando, iniziate a dare parole. Morbi, ok, finish. Quindi chat, mi raccomando, iniziate a mettere giù parole che Morbo userà. 3. Inizio io. 1. Ho iniziato in tutte le modalità, mi pare. Incredibile. Vai. Devo leggere là e devo reppare su quello che leggo. Sì. Ma è impossibile, mai fatto. Prendi un argomento, poi piano piano chiudi la quartina e ne prendi. Dovrebbe partire adesso, masticazzi. Vi do un aiuto. Sabbatevi così domani viene la Smeraldi e lui mi fa fare un video saluto. Perché tutto quello che voglio adesso recco con Blur spesso. No, questo qua quando rappa mi viene l'ansia, ti piove addosso. Un botto di dialetto come Marza, perché quello che io faccio vengo dalla Puglia, ma veramente danno parole alla cacca sburra. Questo è il divario, perché ti chiami Redrum, dovresti leggere al contrario. Si dovrebbe leggere Marder, mi lecchi le palle. Io sono il più grande, lo vedi sono ai tante capezzolini turgidi. E quando fa freddo direi che ce li abbiamo proprio tutti. Zibuchino pipì, io che rimo da qui. Ma veramente zi, che cazzo di chat che c'hai qui? Veramente che cazzo di fanbase? Siete uomini maturi raga, davvero non lo direi. E non vi sto insultando, davvero non lo faccio. Perché io vi mando con il freddo in considerazione. E non dico che siete uomini immaturi, questo qua non è un insulto, è una considerazione. Oh! Pardon. Cosa strana. Pull up, rimettila da capo. Non lo è, adesso arriva Morbo, chiaramente, che carria tutto. Oddio, non so se era questo. No, non sono un ratto, ma... Vale. Potrebbe essere cambiato il beat. È uguale, vabbè, non c'è problema. Yeah. 1 minuto e 46 basta, no? No, te lo diamo noi. Tanto un minuto, quindi te lo diamo noi. La cosa?
da una parola che hanno scritto a morbo. Questi qua sono come quando sono messi nel forno. Non lo dico Berlusconi, se lo dici ripercussioni. Sto al comando come questi quando rappo con sti suoni. Quale Giada, Giada levarsi. Parlano di Rodolfo contro morbo, puzzi fra come lo zolfo. Dicono Giada come già da mesi prese per il culo coi capelli unti. Questi fa gli attrezzi, sono crazy. Siamo usciti brutti tipo la ricerca col motore di ricerca. Quando morbo non si ceppa, se fra fuma ti si incendia. Dicono amore come il Betz, frate droghe come me. Quando viene mega morbo, frate questo non è red. Che cavalli, questi dicono frate ci palleggio. Che cavalli, sono pronti ai dibattiti al maneggio. Sei Maradona mentre tenta una maratona. Sei finito male a Napoli dentro una sparatoria. Dicono Rubino, frate un po' come Gaia. Quale schifo compare, tu sei sparito come Gaia. Quando viene mega morbo, quante rime spero a paglia. Quella c'ha due coni grossi, mi sembra una gelataglia. Dico Milan, mica millantatore. Kokeshi contro di mega morbo non ne esci. Sai che sono il colossaio, un colosso un po' come Gnosso, ma faccio i castelli in aria che sembrano anche quelli di Takeshi. Le scammer, le canne. Fermati, fermati, fermati. Ma Morbillo così fa solitamente un'ora e mezzo in diretta. Porca troia. Va bene, prendiamo l'impegno. Allora, per la chat lanciamo innanzitutto il sondaggio. Tu Simo? Morbo qua cariato, bucato, bucato, sì. Sì, sono d'accordo anche io. Allora, Red mi è piaciuto un sacco, anche per tutta la battle che ha fatto, è stato veramente forte. Sull'ultimo io do il mio punto a Morbo. Sì, sì, vabbè, Red fortissimo, è arrivato in finale però contro... Ci mancherebbe. Sto coso qua che vuoi sì, fare? Sì, è un alieno, io non ci posso fare niente. Troppo, dobbiamo vedere solo dove si mette le pile, dove inserisce le pile. Dovrebbe nerfarlo un po'. Sì, sì. Meglio chiederlo a lui che a Idra nella sfida di prima. Eh sì. Quindi vediamo la chat che cosa dice. Vediamo la chat. Due voti l'abbiamo dati. Due voti li abbiamo dati. E quindi Morbo potrebbe giudicarsi la vittoria di tutta la sfida. Certo. Attenzione. Morbo. C'è qualcosa alla luce? Ok, subito è tornato a posto. Colpa di Morbo. Allora, vediamo. Questo format di Battle di Freestyle è stato veramente incredibile. Sono tutte le robe che non ho mai sentito in vita mia. Vediamo chi lo vince. Vediamo chi lo vince. Vediamo chi lo vince. Vediamo chi lo vince. Ma l'amministrazione, però. Morbo, raga, troppo più forte a fare queste cose. Allora, devo essere onesto. È andata all'inizio, raga, perché questo è... Il tuo format. Quindi Morbo è il vincitore di questa sfida. Praticamente Morbo mi ha ospitato, Morbo e Crambot mi hanno ospitato in una loro live contemporaneamente. Ho spaccato. Tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici. Ma come possiamo fare se possiamo creare?